volevi solo lasciarti andare, non ce la facevi più, e volevo anche sapere se invece ti hanno mai imposto delle cure, diciamo, che non volevi fare, se i medici, diciamo, si sono come si sono comportati rispetto alla tua malattia, se hanno voluto, diciamo, cioè, a volte si sanno storie di comportamenti non proprio giusti, diciamo, dei medici, se hai mai subito, diciamo, delle ingiustizie da questo punto di vista. Dove hai incontrato la forza? Si è arrivato un momento che non guardava e si è fatto un trattamento che va a questo proprio che era che si conosce in questo momento. Bueno, yo creo que la fuerza la encontrábamos en el grupo real de braccialetti. La forza è stata trovata nel gruppo vero di braccialetti. Non so se è così. Yo tengo aquí la... siempre llevo conmigo... Esta es la... el brazalete de 14 años. Este es el brazalete que tengo cuando llevo 14 años. Y era del grupo original que creamos. Del grupo original. Y yo creo que la fuerza la sacábamos con el grupo, con los amigos, con los otros amigos que tenían cáncer. Yo creo que la fuerza se la daba el grupo. Dagli altri amici che avevamo. Y sí que hubo un momento difícil, ¿no? Con 16 años me dieron un 3% de posibilidades de vivir. Ci sono stati momenti difficili, ad esempio quando avevo 16 anni mi hanno dato una possibilità di vita solamente un 3%. Y me dijeron que fuera una isla Menorca a pasar los últimos 15 días de vida. Y me dijeron di andarmene a Menorca a pasar los últimos 15 giorni. Fuimos con mis padres, pero cuando estuvimos allí pensamos que quizá un 3% no era poco. Yo soy andado aquí con mis genitori, pero poi abbiamo pensato, ci siamo detti, vabbè, 3% non è così poco. Y ahora cuando me curé, me voy a dar a verano un mes a Menorca y digo, aquí estoy yo, vivo. E quando sono finalmente guarito, sono ritornato a Menorca e ho detto, sono qui, che sono. Y cada año un mes allí. E ogni anno ci stavo. Y yo creo que la relación con los médicos siempre es complicada. Creo que el rapporto que se ha con los médicos no es mai facile. Ahora doy muchas conferencias a médicos. Adesso faccio molte conferenze con questi medici. Y siempre llego una hora tarde, más o menos. Y sono lì per circa un'ora a parlare. No, llego una hora tarde. Arriva molto tardi. Y le digo, ¿verdad que jode esperar? Sicuramente lo sapete, aspettare scoccia. Y se lo digo a los médicos, eso. E glielo dico ai medici. Y es mi pequeña venganza. Ed è la mia piccola vendetta. No, perché non los he leído, pero los leeré. Dice, no, perché non li ho letti, però li leggerò. Me parece interessante, sicuramente sarà... Si chiamava uso musica una volta questa cosa, cioè il supporto che portava la musica, che non ha niente a che fare con colui che canta, ma con quello che canta, cioè il prodotto autorale, cioè la creazione, veniva pagato alla SIAE, cioè agli autori, direttamente dal produttore. Che fosse la regia o che fosse la Duri o che fosse la Ricordi, nelle spese di produzione metteva anche il compenso all'autore. Autore che non aveva altro compenso, mentre il cantante poteva prendere i soldi perché li prendeva come cantante, l'autore non aveva altri introiti. L'autore non ha, la SIAE è la società degli autori. Ed è l'unica società fatta dagli autori stessi. Noi siamo gli autori italiani, punto e basta. Noi rappresentiamo gli autori italiani e praticamente cerchiamo di fare in modo che gli autori italiani abbiano la possibilità di vivere con la loro opera. Questo era facile quando c'erano i dischi che fossero prima i
i CD, poi i Compact Disc, poi tutto quello che Piffero c'è stato. Bastava che ogni volta che uno comprava un disco pagava la SIAE, cioè pagava l'autore. Oggi non c'è più questo. Ci sono delle canzoni che passano sul web e qual era il successo della canzone? Il successo della canzone quante volte l'hanno ascoltata? Nel senso che la cosa sarebbe semplice, basterebbe mettere un interruttore con un contatore sulla canzone Pico Pallino e ogni volta che uno l'ascolta dovrebbe pagare l'ascoltatore. Questo non è successo. Cioè, cosa voglio dire in fondo con questo discorso? Che il web è un'enorme ricchezza, è una possibilità di arrivare a tutti in maniera semplice e quindi una grande chance, ma a questa chance, che è enorme, mancano le regole che i poteri economici cercano in tutte le maniere di annullare. Cioè, il mondo di oggi, mentre prima il mondo di oggi era il mondo della musica, della creatività, era fatta di business sicuramente, ma anche di passione, oggi è rimasto solo vinto, la passione è sparita. Cosa è successo? Un ragazzino come lui vuole cantare, ha del talento veramente, va alla casa discografica e la casa discografica lo ascolta e dice ma sembra bravo. A questo punto io dico ok, se sei bravo credo in te e facciamo un disco. Questo succedeva una volta, no? A questo mi è successo con Lucio Dalla, per esempio. Lucio era un clarinettista che lavorava con un complesso che si chiama Le Clipper. Facemmo un cantagiro insieme, ci innamorammo proprio perché io mi innamorai del suo talento, delle sue capacità, eccetera, eccetera, e lo convinsi a cantare. Non aveva mai cantato, cantava soltanto facendo lo scatto, cioè cantando parole inglesi assolutamente inventate. Non so, una volta che lo ascoltavo in un night di Bologna, c'era un americano con me che diceva non capisco di che parte dell'America è, perché non capisco una parola, e infatti era tutto inventato. Rispondo io. No, però la cosa bella è che non è stato difficile perché noi ci siamo emozionati sul serio. E quindi forse per questo siamo riusciti anche a trasmettere le emozioni che erano vere, poi non so il pubblico com'è che l'ha presa. Però io mi sono commosso veramente, in alcune scene proprio, addirittura dopo lo stop piangevo ancora.